Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di sistemi iBox per le nostre auto e lo facciamo in compagnia di un marchio che non avevo ancora portato qua sul canale, che ha una chicca davvero molto molto interessante e per adesso tra tutti quelli che ho provato sicuramente unica. Il dispositivo di cui vi sto parlando è lui, Atoto CB6, un dispositivo ragazzi di alto livello per quanto riguarda le prestazioni, la qualità e soprattutto la completezza delle applicazioni installate. Ci sono veramente tantissime applicazioni installate di quelle che sono davvero molto molto interessanti e poi possiamo andare ad installare tutte quelle che vogliamo tramite il Play Store di Google o tramite le APK, tutto in maniera davvero super super facile. Ma prima di spiegarvelo nel dettaglio direi di vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Ed ecco qua il contenuto della confezione. Allora, abbiamo un cavo USB, USB Type-C, per collegarlo ovviamente al sistema multimediale della nostra auto. Se la nostra auto è dotata di presa USB per quanto riguarda la connessione al nostro sistema multimediale, mentre la presa Type-C andrà collegata al nostro CB6. Mentre se la nostra auto è dotata di connessione Type-C, allora utilizzeremo questo cavo Type-C per Atoto, Type-C per la nostra auto. Ragazzi, mi raccomando, molto molto importante, utilizzate sempre i cavi originali in confezione quando acquistate dei sistemi iBox. Non utilizzate cavi che già avete perché potrebbero non essere compatibili e non far funzionare il dispositivo, quindi utilizzate sempre i cavi in dotazione, questo è molto molto importante. E poi abbiamo un cavo supplementare che è questo, per andare a creare un'alimentazione supplementare nel caso la nostra auto non generi abbastanza alimentazione per il dispositivo. Con questo adattatore andremo a prendere l'alimentazione da due prese USB, quindi avremo l'alimentazione adeguata per farlo funzionare. Tipo nella mia Peugeot 2008 non c'è nessun problema, non devo utilizzare questo cavo, mi basta il mio cavo USB Type-C. Guardate che bello che è dal punto di vista estetico, molto molto particolare. Qua sotto abbiamo ovviamente tutte le feritoie per il raffreddamento, perché qua abbiamo al suo interno un processore davvero molto performante, come vedrete tra poco, che fa davvero scorrere le schermate e aprire le applicazioni in maniera davvero super veloce. Abbiamo 4 giga di RAM e 64 giga di memoria, quindi un dispositivo davvero super completo, e ha installato ovviamente il sistema operativo Android, perché lui è indipendente dal nostro smartphone, nel senso che potremmo utilizzare solo lui se volessimo per determinate cose all'interno del nostro sistema multimediale. Poi ovviamente in abbinamento al nostro smartphone, che sia un iPhone o che sia un telefono Android, ovviamente amplia quello che è il suo utilizzo. E per quanto riguarda il suo utilizzo, una nota davvero importante che sottolineo in ogni video: il sistema multimediale della vostra auto, quindi la vostra auto, deve essere già compatibile di fabbrica con Apple CarPlay e Android Auto. Mi raccomando, se il sistema multimediale della vostra auto non è compatibile con Apple CarPlay o Android Auto, non acquistate nessun sistema iBox, perché a quel punto non funzionerebbe. Quindi ragazzi, mi raccomando, questo è molto molto importante. Allora, lui, come vi dicevo, è un sistema indipendente perché Android è preinstallato dentro di lui, completo di tutto, ha già un sacco di applicazioni installate di serie quando lo andate ad accendere, e in più ne potete installare successivamente delle altre tramite il Play Store di Google, che è disponibile appunto all'interno del sistema operativo Android che c'è installato. E poi abbiamo anche la possibilità di installare delle APK, quindi renderlo davvero super completo, come vedremo tra poco. Ma in più abbiamo già tantissime applicazioni già installate, davvero davvero tante. E poi lui ha una chicca ragazzi, che nessun altro fino adesso tra tutti i vari dispositivi che ho provato ha installato di serie: la possibilità di chattare con ChatGPT-4 direttamente da lui. Sì, perché lui è integrato tramite un'applicazione dedicata, come vedremo dopo, con ChatGPT-4, quindi potremmo fare delle domande a ChatGPT che ci risponderà e ci potrà dare appunto tante informazioni per il nostro viaggio, per intrattenere i bambini. Ma dopo ragazzi vi farò vedere
vedere il tutto. E questa è una chicca che secondo me è davvero interessante, che rende questo dispositivo, oltre che molto performante, prestazionale, tutto quello che già conosciamo dei sistemi iBox in generale, lo rende ancora più completo con questa integrazione di ChatGPT 4. Dopodiché, ragazzi, per quanto riguarda le connessioni, abbiamo uno slot per micro SD, quindi potremo ampliare la memoria o andare ad inserire una micro SD con su dei file video, foto, musica, tutto quello che vogliamo e farli riprodurre dal nostro CB6. Dopodiché abbiamo uno slot per SIM telefoniche, perché lui ovviamente potrà connettersi tramite la rete internet, appunto per utilizzare qualsiasi applicazioni che siano di streaming video, quindi che siano YouTube, che siano Netflix, che siano Now, che siano Disney Plus, qualsiasi applicazione di streaming video, streaming musica, ma se non vogliamo streaming musica, qualsiasi cosa, navigare in internet, cercare cose su Google, cioè possiamo fare veramente veramente di tutto e utilizzare ovviamente ChatGPT 4. Ma se non volessimo inserire una SIM al suo interno, possiamo mettere in hotspot il nostro telefono, utilizzare i giga del nostro telefono e usare la connessione internet del nostro telefono, che è anche la soluzione migliore, perché comunque i moduli SIM che ci sono all'interno di qualsiasi iBox che andate ad acquistare sono sempre 4G, non hanno ancora il modulo 5G, mentre magari il nostro smartphone è 5G, quindi sfruttiamo la rete internet più prestazionale, che con i dispositivi iBox di qualsiasi marca non si ha ancora la possibilità. Dopodiché abbiamo la presa USB Type-C per collegarlo al sistema multimediale della nostra auto. Per qua abbiamo due piccoli LED che ci indicano lo stato di funzionamento e anche qua sopra ci avremo una corona di LED che va a illuminarsi in base a quello che lui sta facendo. Ragazzi, un dispositivo sicuramente interessante, soprattutto con l'integrazione di poter chattare con ChatGPT 4. Quindi detto tutto questo, ragazzi, adesso direi di vederlo in azione, di vedere tutte le app dedicate, perché lui ha anche delle app, ragazzi, che adesso io non ve le starò a far vedere perché non ho la possibilità di di connetterlo, perché non ho il dispositivo. Ma per esempio lui ha installato anche un'applicazione per collegarsi direttamente ai moduli OBD, perché come sapete tutte le auto hanno la presa OBD che serve per appunto andare a gestire quello che è tutti gli errori, gli allarmi della nostra auto, tutto quello che appunto viene configurato all'interno della nostra auto passa per la presa OBD. Quindi esistono dei moduli che si vendono anche tranquillamente su Amazon, ce ne tantissimi che basta inserirli nella presa OBD, vengono alimentati e abbiamo una connessione Bluetooth tramite il nostro smartphone di solito, che ci dà la possibilità di interagire appunto con il sistema della nostra auto. Quindi l'applicazione che lui ha al suo interno comunicherà direttamente con la presa OBD tramite il Bluetooth e potremmo, volendo, andare a configurare e smanettare appunto la nostra auto. Questo ovviamente va a chi interessa anche questo discorso, ma io questo ve lo sto dicendo soprattutto per farvi capire quanto è completo a livello di applicazioni installate questo dispositivo. Ma tra poco, ragazzi, vedrete quando le faccio scorrere quante sono queste applicazioni. Quindi detto tutto questo, direi di non perdere altro tempo e colleghiamo il nostro Atoto CB6 nel sistema multimediale della mia auto. Perfetto, una volta collegato il nostro Atoto CB6, in pochi secondi ci apparirà subito, vedete, la scritta Apple CarPlay evidenziata in bianco, quindi possiamo dirgli ok e ragazzi siamo subito operativi. Ragazzi, tanta roba quello che andremo a vedere per questo Atoto CB6. Allora, iniziamo da quello che è l'interfaccia. Come abbiamo detto, lui utilizza sistema Android, quindi abbiamo veramente tutte le possibilità che abbiamo normalmente in uno smartphone Android. Quindi abbiamo veramente tantissime app disponibili, più quelle che potremo andare a scaricare dal Play Store. Questa è l'interfaccia iniziale che possiamo andare a configurare come vogliamo. Ovviamente possiamo andare nelle impostazioni, andare a configurare la lingua, che di default non sarà in italiano ma sarà in inglese, e andare a configurare tutto quello che normalmente facciamo con uno smartphone Android. Quindi una volta configurato il tutto per le nostre abitudini, per come ci piace averlo configurato, siamo subito operativi. Come abbiamo detto, lui ha un sistema di connessione wifi, quindi possiamo utilizzare mettendo in hotspot il nostro cellulare. Adesso vi faccio vedere, vedete che adesso il wifi ha un'attacchetta sola. Perché? Perché se io adesso entro nelle impostazioni wifi e vado a
vedere che wifi sto utilizzando. Sto utilizzando quello di casa mia, però ovviamente adesso è molto lontano da dove sono io, è molto isolato, quindi abbiamo solo una tacchetta. Quindi a questo punto andrò a mettere in hotspot il mio cellulare, così da avere la rete internet sempre in qualsiasi momento, anche quando sono in viaggio. Quindi andrò a cercare la rete internet del mio smartphone. Perfetto, vedete che adesso ho iPhone di Andrea Montanari connesso. Quindi adesso vedete che le tacchette sono diventate tutte piene, perché ovviamente adesso si connette al mio smartphone, che è collegato alla rete 5G. Quindi abbiamo una connessione adesso molto performante. Quindi una volta fatto questo, ragazzi, abbiamo tutto il nostro Android disponibile, con tutti i nostri giga disponibili all'interno appunto di questo sistema. O altrimenti, come abbiamo visto a inizio video, il nostro Atoto ha uno slot per SIM, quindi potremo mettere una SIM direttamente nel sistema Atoto CB6 e utilizzare direttamente i giga di quella SIM. Però ovviamente dovremo avere una SIM dedicata e soprattutto lo slot di questi iBox di qualsiasi marca essi siano sono ancora 4G, non supportano ancora il 5G per quanto riguarda i moduli per le SIM. Quindi secondo me meglio l'hotspot del telefono. Quindi una volta che abbiamo tutto configurato, ragazzi, adesso vi faccio vedere il bello. Guardate quante app sono installate di default. Tutte quelle che andrete a vedere adesso sono app installate di default. Guardate, ragazzi, sono veramente veramente tantissime. Guardate, non finiscono più. L'unica app che io ho installato in più è questa Discovery, che non era installata, ma basta andare ovviamente nel Play Store e potremo andare a scaricare tutte le app che vogliamo, perché comunque abbiamo il Play Store di Google installato di default in questa versione di Android. Quindi tutte le app sono installabili. Per esempio, io adesso voglio andare a installare Now, sarà semplicissimo. Quindi andrò a cercare Now, se uno ha l'abbonamento ovviamente allo streaming di Now. Vedete, vado a fare installa. Adesso andrò a scaricare e installare Now. Questo è un piccolo esempio, però per farvi capire di come è possibile avere qualsiasi app installata all'interno di questo sistema iBox CB6 di Atoto. Quindi, ragazzi, tanta roba. Adesso finisce l'installazione e andiamo a vedere se ce l'abbiamo disponibile. Quindi andiamo a fare apri. E voilà, ragazzi, abbiamo Now disponibile all'interno del sistema multimediale della nostra auto. Quindi andiamo a fare avanti e se abbiamo un abbonamento basterà andare ad inserire i nostri dati. No, le notifiche non le voglio, vado a fare avanti. Quindi a questo punto, ragazzi, vedete che abbiamo Now disponibile all'interno del sistema multimediale della nostra auto. Se clicco la casetta torniamo nel menu principale, se clicco qua torniamo nelle app e, ragazzi, adesso vi faccio vedere anche qualche altra app dedicata. Ovviamente abbiamo anche Chrome per navigare, cercare in internet, quindi lui funziona tranquillamente perché sfrutta ovviamente l'hotspot del nostro telefono per quanto riguarda la rete internet. E quando siamo in qualsiasi schermata, ragazzi, se io vado a cliccare, vedete che appare un pallino bianco che posso andare a spostare dove voglio. Questo è una sorta di menu veloce, vedete che ci dà la possibilità di fare tantissime cose. Ci dà la possibilità di avere doppio display, quindi il display diviso in due. Vedete, di qua ho Chrome attivo e da questa parte ho Now. Se clicco qua, vedete, appare ancora il pallino bianco. Quindi se vado sulla casetta torno indietro, se faccio così vado indietro di una pagina. Quindi, ragazzi, tutto veramente super comodo e super super intuitivo. Abbiamo APK più per andare a installare direttamente le APK, direttamente quelle che non abbiamo disponibili nel Play Store, per intenderci. Qua abbiamo la possibilità di andare a fare l'aggiornamento del sistema. Vedete, una volta connesso a internet lui farà la ricerca di una nuova versione, invece io l'ho già fatta, quindi mi dice che ho già l'ultima versione, altrimenti avrebbe fatto l'aggiornamento appunto del sistema CB6 per quanto riguarda il nostro Atoto. Possiamo andare a vedere adesso per esempio anche YouTube, nel caso volessimo vedere YouTube non c'è problema, clicchiamo su YouTube e io vado nel mio profilo e posso, ragazzi, andare a far partire i miei video. Quindi posso andare a far partire il mio ultimo video e, ragazzi, tanta roba. Possiamo tranquillamente
andare a vedere YouTube e qualsiasi video di YouTube all'interno ovviamente del nostro sistema multimediale, cioè capite che è tanta tanta roba. Adesso voglio farvi vedere anche che possiamo utilizzare e vedere veramente qualcosa, adesso per esempio, giusto per farvi vedere nella realtà cosa succede, possiamo far partire Disney e abbiamo un abbonamento a Disney, ragazzi, tanta tanta roba. Proviamo a far partire un film della Marvel, giusto per farvi capire il senso, Deadpool e Wolverine, riproduci e nel giro di qualche istante il tempo di caricare i dati e ragazzi guardate che spettacolo. Perfetto ragazzi, guardate, è iniziata la sigla di Deadpool e Wolverine. Proviamo ad andare avanti un pelo, è uno spettacolo. Ovviamente bisogna avere l'abbonamento a Disney Plus in questo caso. Quindi adesso vi ho fatto vedere giusto un pezzettino, se no prendo il copyright. Adesso, prima di arrivare a quello che è, diciamo, la parte interessantissima anche che affascina questo CB6, cioè l'integrazione con l'intelligenza artificiale di ChatGPT 4, voglio farvi vedere l'integrazione invece con Apple CarPlay o Android Auto. Quindi se io vado a cliccare sulle applicazioni, vedete che ho questa applicazione che si chiama Speed Play. Questa ci permetterà di andare a collegare direttamente Apple CarPlay o Android Auto in base a quello che è il nostro smartphone tramite una connessione wireless. Quindi non dovremo più collegare il nostro smartphone al nostro sistema multimediale per usare Apple CarPlay o Android Auto, ma potremo farlo direttamente tenendo il telefono in tasca. Sì, perché una volta che verrà abbinato, ragazzi, vedete, adesso lui va a collegarsi al mio smartphone e andrà direttamente in modalità Apple CarPlay, eccolo qua, in modalità wireless. Infatti vedete che il mio telefono non è collegato con nessun cavo al sistema multimediale della mia auto, ma io ho Apple CarPlay. Stessa cosa se fosse stato Android Auto. Quindi faremo l'abbinamento che faremo normalmente con il cavo, quindi andremo in Apple CarPlay o in Android Auto, quindi faremo l'abbinamento tramite l'applicazione che abbiamo visto adesso e saremo direttamente in Apple CarPlay o Android Auto. Tutto questo in maniera super semplice, per chi ovviamente come me utilizza molto Android Auto o Apple CarPlay diventa davvero comodo, anche perché sono due sistemi davvero comodissimi, soprattutto se non dobbiamo più collegare il cavo ma basta avere il telefono in tasca, nello zaino, nella borsa. Quindi basta salire in auto, cliccare il simbolino come abbiamo visto per accedere direttamente. Adesso vi faccio vedere tornando indietro, cliccando su Car torniamo direttamente nel sistema Android del nostro CB6. Però se io vado a cliccare su questa lettera C, chiamiamola così, vedete che vado direttamente in Apple CarPlay, e se faccio così torno direttamente in Android del nostro sistema multimediale installato nel nostro Atoto CB6. Stessa cosa se fosse stato Android Auto, stessa cosa, io cliccavo qua anziché entrare in Apple CarPlay sarei entrato in Android Auto. Tutto poi è diciamo riproducibile senza nessun problema perché la connessione è davvero performante, perché come vi ho detto ha un processore davvero molto molto performante. Infatti avete visto come davvero scorrevole anche nel far girare le pagine, nell'aprire le applicazioni, tutto è davvero molto molto performante. Se io vado a far partire per esempio Spotify, vado a far partire che ne so le ultime canzoni di X Factor e vedete che in un attimo sono con il mio sistema Apple CarPlay e posso ascoltare direttamente la musica dal mio Spotify che ho installato in Apple CarPlay. Però ovviamente tutto questo, adesso lo andiamo a interrompere prima di prendere il copyright, una volta fatto questo possiamo tornare nel nostro sistema Android, ma possiamo utilizzare anche direttamente Spotify se vogliamo dal nostro Android che abbiamo installato nel sistema multimediale. Adesso io non ho l'account inserito in questo Spotify, ce l'ho ovviamente in quello del mio smartphone, ma se vado ad inserirlo qua posso ascoltare direttamente la musica da questo Spotify senza passare da Apple CarPlay o Android Auto, dipende ovviamente cosa uno deve o non deve fare. Dopodiché torniamo indietro, quando entriamo in Apple CarPlay o Android Auto una cosa che dovete fare è andare a riattivare il wifi, perché una volta che si entra in Apple CarPlay o Android Auto viene disattivato il wifi. Finché si sta nel mondo Android del sistema multimediale della nostra auto tutto va bene,
ma una volta che si esce su Apple CarPlay o Android Auto, il Wi-Fi viene disattivato, quindi se vogliamo utilizzare l'hotspot del nostro telefono dovremo andare a riconnetterci una volta che usciamo da questo Android installato nel CB6 per entrare in Apple CarPlay o Android Auto. Perfetto, vedete che adesso mi sono riconnesso alla rete iPhone di Andrea Montanari, quindi vedete che adesso ho il Wi-Fi molto performante. Adesso volevo farvi vedere la parte interessante, quella dell'integrazione con l'intelligenza artificiale, che è una di quelle esclusive che ha questo dispositivo rispetto ad altri. Allora, l'applicazione da utilizzare si chiama Drive Chat, adesso io l'ho già configurata, però come funziona? Una volta aperta l'applicazione Drive Chat vi troverete un QR code, quel QR code va scannerizzato con la fotocamera del vostro smartphone, che vi indirizzerà ovviamente allo store del vostro smartphone, quindi che sia lo store di Apple che sia lo store di Android, per scaricare un'applicazione dedicata che si chiama Swift Stone. Una volta installata l'applicazione, cosa succede? Vi apparirà qua un altro QR code che andrete a scannerizzare, però con l'applicazione che avete scaricato tramite appunto la voce aggiungi nuovo dispositivo con l'inquadratura del QR code. Quindi andremo ad aggiungere il nuovo dispositivo, scannerizzato il QR code, e una volta che avete creato l'account, potete utilizzare anche l'account di Google, ragazzi, siete pronti ad utilizzare l'intelligenza artificiale di ChatGPT-4 con questa applicazione. Come funziona? Allora, supponiamo di essere nella schermata principale e di volere interagire con l'integrazione di ChatGPT-4 con l'applicazione che abbiamo appena visto, cioè questa. Basterà andare a cliccare il pallino bianco che abbiamo detto, quello che ci dà le funzioni rapide, e andare a cliccare sul microfono. Vedete che qua si è aperta una nuova schermatina, qua lui ci sta ascoltando, quindi possiamo dirgli: sto andando a Venezia, mi parli un po' di Venezia? Venezia è una città meravigliosa e unica al mondo, situata nella regione del Veneto, nel nord Italia. È famosa per i suoi canali, la sua architettura storica e la sua atmosfera romantica. Avete visto, ragazzi? Lui adesso mi sta raccontando tutto perché utilizza l'intelligenza artificiale di ChatGPT. Uno dei punti più iconici è la piazza San Marco. Sì, io vado adesso a cliccare ancora su qua. Racconta una fiaba per i miei figli. Certo. Ecco una fiaba per i tuoi figli. C'era una volta, in un piccolo... Vedete, ragazzi, anche per intrattenere, cioè comunque qualcosa di nuovo che fino adesso non avevo ancora provato all'interno di un modulo iBox. Dimmi dei ristoranti in cui andare a mangiare qui a Barzanò. A Barzanò ci sono diversi ristoranti dove puoi gustare ottimi piatti. Ecco alcune opzioni che potresti considerare. Il ristorante Dal Dosso Asterisco, conosciuto per la sua cucina tradizionale italiana e un'ottima... Vedete, anche per avere informazioni quando magari cerchiamo un ristorante, una pizzeria, in maniera super veloce tramite il sistema multimediale della nostra auto. Soprattutto perché non avevo ancora provato, tra i vari iBox ne ho provati tantissimi, uno con integrato questa possibilità. Comunque vi linko qua sotto anche direttamente il link YouTube del produttore, che vi spiega passo a passo come fare la configurazione di questa piccola applicazione, che ovviamente è già installata, ma per fare la configurazione, quindi vi linko qua sotto il link del video di YouTube dove è spiegato davvero molto bene, oltre a quello che vi ho spiegato io adesso. Quindi, ragazzi, secondo me abbiamo visto tutto quello che ci interessa, tutto quello che è in grado di fare questo iBox CB6 di Atoto, un dispositivo veramente molto molto interessante. Adesso direi di uscire da questo sistema multimediale e tirare le conclusioni. Perfetto, ragazzi, avete visto in azione lui a Atoto CB6, l'avete visto in azione anche con l'intelligenza artificiale, che sicuramente è qualcosa di diverso rispetto a tutti gli altri sistemi multimediali. Avete visto come è performante nel far girare le schermate, come apre veloce l'applicazione, come gestisce bene le applicazioni di streaming video. Mi raccomando, quando utilizzate queste applicazioni di streaming video non fatelo quando state guidando e guardate lo schermo, perché diventa davvero molto molto pericoloso. Usate la testa quando utilizzate appunto questi sistemi multimediali di intrattenimento. Mi raccomando, ragazzi, usate sempre la testa, vanno utilizzati nel momento giusto, nella situazione giusta, quindi mi raccomando, occhio. Detto tutto questo, ragazzi,
tanta roba. Avete visto come le applicazioni che ci sono installate sono tantissime, come in un attimo ne installiamo delle altre dal Play Store, possiamo installarne altre ancora tramite l'APK, tipo Disney Plus, che di default è installato da APK, non viene aggiornato dal Play Store perché dice che non è la versione compatibile, quindi non importa, la scaricate dall'APK, perché comunque io l'ho rimossa, ho installato dall'APK la versione Disney, cioè veramente con due click, e avrete la versione Disney Plus aggiornata che funzionerà. Infatti avete visto che io ho fatto partire Deadpool, quindi tutto funziona correttamente, però è una di quelle poche applicazioni che non si aggiorna tramite il Play Store, mentre le altre tu il Play Store ve le aggiorna tutte quando sono da aggiornare, quella l'aggiornate tramite l'applicazione APK Pure che è installato, rimuovete quella che c'è installata e andate a installare quella nuova da APK Pure, veramente due click e avete installato anche la versione aggiornata di Disney Plus, cioè tutto facilissimo ragazzi, tutto facilissimo e tutto funziona davvero molto molto bene. Il ChatGPT ragazzi avete visto, è interessante averlo, soprattutto per avere delle nozioni, informazioni quando siamo in auto, dove siamo, per avere informazioni di cosa stiamo facendo, per intrattenere i bambini, cioè veramente uno poi sfrutta l'intelligenza artificiale come vuole. Adesso parliamo di prezzo, lui sicuramente non è un dispositivo di quelli low cost, lo trovate su Amazon, vi lascio qua sotto il link in descrizione, a oggi con il coupon sconto che Amazon ci fa applicare in pagina d'acquisto, vi lascio lo screenshot appunto che vi fa vedere che c'è il coupon da applicare, a meno che non scadano ovviamente come tutti i coupon, lo andate a pagare 170 euro su Amazon, quindi 170 euro un dispositivo davvero unico, perché comunque solo lui per adesso tra tutti quelli che io ho provato ha ChatGPT4 integrato, che ci dà informazioni, ci fa da intrattenimento e soprattutto ci fa da assistente vocale. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questo Atoto CB6 l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, tantissimi reel arrivano riguardante la simulazione di guida, quindi vi invito a seguirmi sul mio profilo Instagram, sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, ovviamente anche di lui quando è in offerta lo troverete nel mio profilo Instagram, ma anche qua sotto ovviamente in descrizione, e vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, che ho recensito, che ovviamente non posso tenere tutto, li rivendo a prezzi davvero molto molto convenienti, e tutti quelli che li hanno acquistati sono rimasti contentissimi perché ovviamente hanno risparmiato tanti soldi ed era il prodotto che stavano cercando. Ma detto tutto questo, quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questo Atoto CB6. Ciao e al prossimo video!